Presidente, quali sono le modifiche che vorrete al governo? Beh, innanzitutto non fare un'attività sindacale a difesa delle regioni. Concretamente si propone di avere competenze non concorrenti, competenze esclusive e che ci sia, a mio avviso, anche l'introduzione dell'autonomia differenziata. Chi è bravo, chi è virtuoso deve avere più competenze da gestire, chi non lo è si farà seguire da Roma. Ma guardi, le macro regioni comunque si formeranno inevitabilmente. L'Europa è del futuro, come diceva Lukács, è l'Europa dei cantoni, quindi di aree con termini che hanno delle sfide comuni. Io sono presidente di una macro regione che è l'Euroregio senza confini, con Carinzia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lei ha detto che questo disegno di legge, quello del governo, l'ha inquietata. Perché? Beh, inquietante perché c'è un disegno assolutamente di neocentralismo unico nel suo genere. Non vi è la volontà di dare alcuna nuova competenza alle regioni, anzi tutt'altro, togliere tutto quello che c'è, il che significherà che elementi virtuosi come il Veneto, che sono i primi ad esempio per la gestione della sanità, dovranno farsi gestire la sanità secondo questo disegno direttamente da Roma.